L'economista, matematico e teologo gesuita francese Gaël Giraud, per il saggio La rivoluzione dolce della transizione ecologica, pubblicato dalla libreria editrice Vaticana, lo scrittore siciliano Mattia Corrente per il romanzo La fuga di Anna, edito da Sellerio, la poetessa Rosa Gallitelli per Selva, creatura leggera, pubblicata da Passigli Editore, sono i vincitori delle sezioni saggistica edita, narrativa edita e poesia edita della 26esima edizione del Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Maiella. Sono stati proclamati nel corso della serata conclusiva che si è svolta da Bateggio. Sul palco anche il vincitore della sezione narrativa della 25esima edizione, Antonio Pascale, che ha ritirato il riconoscimento per l'opera La foglia di fico, edita da Einaudi, il quale lo scorso anno era stato impossibilitato a partecipare per motivi di salute. Tornando all'edizione di quest'anno, sono stati conferiti premi alla carriera al giornalista Angelo Figorilli, al poeta, narratore, saggista e giornalista Dante Marianacci, medaglia del Senato della Repubblica per Antonio Luna, membro del Comitato Tecnico Scientifico dei Borghi Più Belli d'Italia. Riconoscimento ritirato da Fiorello Primi, fondatore e attuale presidente dell'associazione. Dopo l'incontro con tutti i finalisti delle tre sezioni del premio, è iniziata la cerimonia che ha visto la partecipazione delle massime autorità civili e militari abruzzesi. Sul palco, con l'ideatore del premio, che ne è presidente e guida anche l'associazione Le Falde della Maiella, Antonio Di Marco, già sindaco di Abateggio e presidente della provincia di Pescara. I componenti della direzione artistica Daniela Dalimonte e Marco Presutti e della giuria, che quest'anno è stata presieduta da Nicola Mattoscio ed è stata composta dal giornalista e scrittore Simone Gambacorta, dai docenti universitari Andrea Gialloreto ed Enzo Fimiani, dalla scrittrice Marina Ciancetta, dai docenti Alfredo Mazzoni e Nella Martino, dall'intellettuale Marzio Maria Cimini e dal docente scrittore e ricercatore Claudio Amicantonio. A recitare i brani scelti delle opere premiate anche quest'anno è stato l'attore Domenico Galasso. Per la sezione narrativa edita, il premio speciale del presidente della giuria è stato consegnato a Sandro Baldoni per l'opera Occhi selvaggi, pubblicata da Edizioni EO. Il premio speciale del presidente del premio è stato conferito a Savino Monterisi per Infinito restare, pubblicato da Radice Edizioni. Premio speciale dell'associazione Le Falde della Maiella, Marcello Camplese per il volume Alfa e Omega, pubblicato da Artemia Nova Editrice. Premio della critica Ginevra Lamberti per l'opera Tutti dormono nella valle, Marsilio Editori. Per la sezione saggistica edita, ha vinto il premio speciale della giuria Marco Pacini per l'opera Pensare la fine, pubblicata da Maltemi Editore. Alessandro Iannace, quello conferito dalla direzione artistica per l'opera Storia della Terra, Gius la Terza e Figli S.P.A. Premio speciale saggistica storica ad Amedeo Feniello per Demoni, Venti e Draghi, come l'uomo ha imparato a vincere catastrofi e cataclismi, Gius la Terza e Figli S.P.A. Il presidente Antonio Di Marco guarda già al futuro e alla prossima edizione, insieme alla squadra che da oltre un quarto di secolo lo supporta nell'organizzazione e nella crescita costante del premio, ma anche nella salvaguardia della natura che la nostra casa e i libri ci insegnano che va rispettata e amata ogni giorno. Ma la mia ambizione, l'ho detto, è quella di riuscire a coinvolgere sempre più i giovani, perché noi li dobbiamo in qualche modo incrociare nei loro mondi, nei loro tempi, e fare sì che loro siano i testimoni del futuro, delle difese che noi diciamo ogni anno essere fondamentali per parlare di tematiche ambientali. Ed è quello che faremo andando nelle scuole, scegliendo quegli istituti di questa regione che consentirà a noi di esserci per parlare con gli autori che ogni anno partecipano al Premio Maiella e con loro riuscire, ecco, a creare quel legame forte tra chi vive nella città ma che non conosce le aree interne, che non conosce i parchi e che invece grazie al Premio Maiella può essere un ottimo veicolo di approfondimento e di crescita culturale e anche di vita.